Diciamo che la prima Olimpiade è stata quella più particolare perché non me l'aspettavo. Però sapevo che potevo esserci, sapevo che potevo correre. Ho corso davanti a 80.000 persone ed è stata una situazione abbastanza impegnativa perché non è così facile. Perché a 20, 22 anni, 23, sentirti uno stadio pieno che urla non è semplice, però è stata l'emozione più bella, diciamo, della mia vita a livello atletico. La determinazione è tutto, se uno ha determinazione purtroppo soprattutto nello sport è difficile riuscire a raggiungere certi livelli perché per raggiungerli ci sono un sacco di persone che darebbero tutte per essere lì al posto tuo e invece quando tu ti trovi lì devi proprio capire che è tutta determinazione, è importante. Tu a ogni gara cerchi di andare sempre più forte, cerchi di superare sempre te stesso. È questa, diciamo, il fondamento dell'atletica leggera. Nonostante uno faccia sacrifici, si alleni ore e ore a settimana, però quando ti corri quell'attimo è l'attimo più bello della giornata. Con il tempo capisci che quello che ti stai facendo è importante e quindi devi dedicarti anima e corpo perché non è per sempre. Il mio rapporto con i limiti è sempre una questione di sfida, perché nel momento in cui io vedo un limite, vedo una sfida. Di conseguenza, se c'è una sfida, io devo cercare di vincerla.